Guardate questi interisti come godono. Guardate questi interisti come godano. Cioè, Lukaku, Lukaku strepitoso, ragazzi. Martinez, signori. Martinez. Martinez? Doppia doppietta. Dopo... Anche Sergente Godin, Santos Amir. Ragazzi, allora, quando io potrò godere di un Milan così strepitoso? Quando? Col cannetto. Se arriva di God, poi ne parliamo. Gol check. Se arriva il God, poi se ne parla. È il secondo gol che gli annullano quel negro. Perché? Poverino. Poveraccio, davvero. Poveraccio. Dai. Che stronzi. Però comunque l'Inter ha vinto. 3-1. L'Inter ha vinto. Deve ancora battere il Barcellona per qualificarsi. Forse basta il pareggio. Forse basta il pareggio. Contro il Barcellona. Contro il Barcellona. A San Siro. Questi vanno di fuori, te lo dico io, questi qui vanno in Europa League, te lo dico io, vanno in Europa League. Perché non giocano in una nell'altra, è facile. È facile puntare il dito su un Milan disastrato. Vabbè. Però... ce la giochiamo, col dai, Barcellona, ce la giochiamo. In Europa League potete puntare a vincerla, però. Ma in Europa League bisognerebbe puntare a vincere, la Champions League mi basterebbe arrivare un ottavo. Vabbè, allora quindi ufficiale. Inter vince 1-3. Perché il quarto l'hanno tolto. Perché purtroppo Lukaku è un imbecille e deve pigliarlo un culo. Va bene, via ragazzi, vi saluto. Ciao, like al video anche voi ai tristi di questa mia. Si finisce a te. Guarda quell'altro, guarda quell'altro. E lì che le gode. Oh, Juventus del cazzo. Una parte che davvero, cioè, poi se ne parlerà. La Juve ha una regola tutta sua col VAR, però vabbè. È un'eccezione, l'eccezione compare la regola. Vabbè, ma prima o poi il Milan tornerà in Champions. Prima o poi.